Ok, rieccoci in diretta con il buon Kildind 80. Ok, mettete sempre il sono sempre io, il like, like, mettete il like, ok, tutto okay. A posto. Siamo a... Sì, ma quindi cioè tu dovevi condurre, però siccome sei quello che ha il telefonino, sarai quello non inquadrato e sarò io. Però tu parlerai la voce fuori campo, io farò il muto inquadrato. Ok. E a meno che qui i nostri gentili signori dello stand non ci caccino via, vorremmo fare una diretta. Ah, ecco, lo sapevo. Ecco. Allora, seconda chance. Salve ragazzi, perfetto. Buongiorno a tutti. Sei in diretta su, aspetta che ti do il sentino. Questo è il sentino, questo. Va, fai vedere al popolo. A tema con il mio badge e aspetta, soprattutto salva la torre dell'orologio, che è una petizione che stiamo lanciando. Dove devo firmare? No, okay. Basta accettare, non cacciare. Allora, iniziamo da te questo giro verso sui mercatini per far vedere cosa si può trovare. Do il benvenuto a Lobby One Store. Noi ci troviamo a Chiriscalo col negozio per oggi. Grazie anche a voi, ci troviamo qua a Grotta Mare. Sai, hai visto che bello? Ah, ma veramente? Sai che, se vogliamo inquadrare, ho visto una cosa molto bella anni 80. Bello questo. E qua dobbiamo fare un appunto, perché nella giornata di ieri non mi si era affidato nessuno il buon Freddy Krueger, quindi Grotta a Mare, mi raccomando. E questi vanno oggi... venduti in sogno. Esatto. Di notte. Io ti ho detto, questo qua per riuscire a trasformare tutti i vostri incubi in realtà. Quindi... C'è anche un Toxic Avenger, qua stiamo proprio, andiamo nei meandri. No, il Toxic Avenger. Nei meandri degli anni Terribile. 80. Negli anni 80 vi ho portato anche una delle icone sexy degli anni 80. Ma a noi è vera solo quella vera, ci dispiace. No, apprezziamo, ma però più per vampiri. Poi si può una curiosità. Quanto costa Toxic Avenger? Viene soltanto $19.90. Ah, poco. Sai la figata? Occhio, Allora, mo ci sta tutta questa cosa del collezionismo. Io ti capisco, perché pure io colleziono. Aspetta, rullata di tamburi, rullata di tamburi. Non si devono togliere dalla scatola, sì, ma t'ho capito, ma questo... C'è lo spazio. Dietro c'è la maschera. Ah, wow. Cioè, che no. Fai? Non lo togli per tagliarti la maschera. Fai una fotocopia a colori. Tagliamo questa parte perché Non si va a dire, sei in diretta, sei fottutissimo. C'hai ragione, quindi. Eccola. Ok, per questo con gli stand che riprendiamo ci regala no, scherzo. Ma ti regalo molto volentieri la maglietta Sparati con un messaggio da veicolare. Come Sparati? No. Se mi puoi no. Guarda, se mi puoi fare una leggera modifica, Asparagi te la vengo a Asparagi, lo sai che ti no, spiega invece questi badge. Allora, questi sono badge sia per te che per la tua auto, ma lo Scotch Card non è riuscito a reggere questo e quindi non siete riusciti a vederlo. Okay. Senti, quanto mi dai se sto tutta la serata a tenerti così? Ti do una sincera pacca. No, sinceramente, se mi amichevole le pacche sulla spalla. Teniamolo così. Va bene lo stesso. Intanto il badge si legge lo stesso. Badge per l'auto, tipo questa qua. Questo senti, mi dai due esaurito, per favore? No, gli esaurito purtroppo sono esauriti. Accidenti. No, mi dispiace, però... Ti posso dare il taglio. Sai che questa battuta era dell'85 che non la facevo? C'è Pamela, salutiamo anche Pamela. Ciao. Ok. Capisco che riprendere Pamela è meglio che riprendere Nicola, beh, però... sì. No, cioè, aspetta, mettetevi, c'è una leggera differenza, trovi le differenze, cliccate sulle differenze. Però, parlando di Pamela, Pamela dovrebbe comprarsi. Prendo Twin Peaks. Bello. Che però è anni 90, è il problema. Io però è 90, io nella mia pagina il 1990 fino tu lo metti? Al 31 dicembre lo comprendo. Sì. È sempre, io ho un dubbio, questa cosa qua che volevo chiederlo ai fan. Senti, c'è gente che si chiama Pinco Pallino 1980, per dire, senza fare riferimenti. E mette le cose fino al 2012, per dire. Quello è il problema. Fare, quindi se lo possono fare loro, non possiamo fargli, scusate la polemica. No, andiamo infatti. Avanti. Niente, quindi non ci regali niente. Ti regalo? Mamma mia, che roba. Però dopo, quando chiudiamo la diretta, così okay. guarda, io mi prenoto questo. $79. Okay. Però guarda, immagino tutte e due siete motorizzati con la macchina. Se volete dimenticarvi delle multe, dovete prendere questo qua, perché c'è proprio il permesso di poter parcheggiare ovunque. Ah, wow. Perché sei un figo. Ma è l'OCP questa? È l'OCP. Ma questa è Detroit. No, è quella un po'. Oddio, in realtà anche un po' anni 80, quella è Dragon Ball 86. Ah, è vero! Ah, è vero, scusate, si vede che io sono molto più. Il bello della riga. Beh, anche americano, bello al 84, Stranger 87, Things. Sì, il badge di Eleven. Quello anni 80 così ad onore. Vabbè, ma ci sta, va però. Va bene, dai, ok, ci sta. Ok, passiamo a. Grazie, ragazzi, ci vediamo dopo. A voi, invece, sì? A voi di Grotta a Mare, vi aspetto qua. Ok. E io direi N'Gul. Ghoul. Okay. Angul. Passiamo allo stand
lo stand seguente. Allora, visto che io qua davanti, allora, sei in, intanto sei in diretta, aspetta anche te il Santino. Grazie. Su gliianni80.com. Perfetto. Questo? Grazie. Questo? Ma aspetta, soprattutto visto che qua è il salva la torre dell'orologio. Una petizione, per favore, partecipate giusto, anche voi. Abbiamo anche questo che appunto riguarda la torre dell'orologio presa per l'occasione, andiamola a guardare. Tax, tax, tax. Eccola qua. Ah, non poteva bella. Essere diversamente. Quella attira i fulmini, vero? Speriamo proprio di no, il tempo non lo prevede, però nel caso che succedesse qualcuno farà la parafulmine. Per forse, tutti i collezionisti, qua abbiamo le bellissime riproduzioni delle, di tutte le macchine, di tutti i modelli, quindi Ritorno al Futuro 2, no, 1, 2, 3, quindi sì, tutte. Tutti e tre queste qua. Quindi quella che, le, quella che vola, quella invece che ma, è sulle rotaie, che è la terza. Scusate, ma questa t-shirt molto sintetica, bella. Io direi che diciamo che questo è un lavaggio sbagliato quanto il tuo, ma potrebbe essere richiamato invece nel film di Spielberg, che ben conosciamo, l'ultimo che è stato fatto, Ready Player One. Esatto. Ah. Quindi sarebbe un tributo alla pop culture degli anni Ottanta. Ok, no, bello anche questo. Questa è una figata. Bisogna okay? essere ottimisti perché contiene un sacco di spicci che prevedono appunto il passaggio come se fosse uno dei barili che buttava giù Donkey Kong nel famoso. Ma bellissimo questo. 80. Questo è veramente eccezionale. Questo è che ci fa delle didascalie. È bello, poi c'è questo. Rimanendo anche se il case di quei dei tempi, la Namco con Galaga, penso che. Penso che allora non abbia regalato molti soldi. A me piaceva molto quel gioco lì, devo dire. Sì. Sapevo tutti i movimenti delle navicelle. E qui richiamiamo al mondo anche alla filmografia con Pixel. Pixel, sì, assolutamente. Un gioco dove c'è Adam Sandler che gioca a memoria quelli che erano i retro degli anni Ottanta con l'invasione degli alieni. Signori, questo stand potrebbe diventare una pagina che potrebbe fare concorrenza alle nostre. Sì, questo sì, perché lui è bravo. Il layout è lo stesso, guarda, vecchie cose, vecchie glorie. Macerata, così, è una pagina Facebook. Sì, su Facebook, ma prima visione Macerata, dove vedrete anche altri materiali che non abbiamo prodotto. Beh, normale. Però sto prendendo d'occhio seriamente l'intenzione di prendere questo. Devi mettere dentro delle lire perché altrimenti non è coerente con il periodo. Ecco, quello potrebbe diventare un problema. Però molto bello, io mi piace. Non puoi buttare tutte nelle fontane le lire. Va. Allora, vediamo, abbiamo provato col primo stand a chiedere cosa ci regalava. Ci è andata male. Ci è andata male. Qualcosa potrebbe esservi però. Ecco, oh, aiuto, ho paura. Bisogna vedere che numero hai di scarpe, non del telefono. Fammi vedere cos'è. No, non posso, prima devi dirmi il numero. Ma guarda, se ho capito bene, si può adattare anche altre cose, giusto? Sì. No. No? La tagliamo questa, siamo in diretta, non si può tagliare. In questo caso si può adattare dal 39 al 43 e in questo caso sono i calzini di Pac-Man. Mamma mia. Che c'è solo un piccolo problema, che sono già usati. Ce li sta regalando veramente questi? No, ma veramente, no, non può anche essere. Anche perché uno a me, uno a te, come funziona? Questo, questo per la Befana, lo mettiamo uno io, uno tu. Ma bellissimo. Poi dopo vediamo, ci potrebbe essere anche il dono per un contest che potete fare online. Non certo. Hai capito? Ragazzi, qui questa diretta che io avevo cominciato sai a fare che, con qualche dubbio sta diventando pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca. Ma adesso non esagerare. Penso che potreste avere bisogno di uno scaffale o qualcosa. No, non guarda, guarda lì si è sentito in vergogna. Però, però spiegate com'è che io condivido la diretta e allora, le cose ce le ha lui. Che ogni settimana propongo di andare a fare una diretta ad ogni fiera. C'è una fiera ogni settimana da qualche parte, io direi. Facciamo questo format. Sì. Dovete invitarci lo stesso in modo che possiamo sempre regalarci. Voi già avete dato, a posto così, voi già avete dato la vostra fama, ve la siete conquistata. Noi la fame la teniamo da scherzi a parte. Ringraziamo molto e ovviamente tutte queste cose le inquadriamo e pubblicizzeremo. Grazie. Beh, cavolo, giusto? Cavolo, assolutamente. Andiamo. Allora, ragazzi, vi ringraziamo. Noi facciamo altrettanto per voi. E tax, giusto. Save the clock tower. Assolutamente. Speriamo che duri la batteria a questo punto perché è arrivato un brutto segnale. Grazie, andiamo, buon lavoro! Grazie! Andiamo da Stella Games, allora lei sarà Stella e lei sarà Games, penso. Tra l'altro, il pubblico non lo sa, ma loro vengono dal mio stesso paese, Stella di Monsampolo. E chi è che non la conosce? Non lo sapevano neanche loro, infatti non ci conosciamo. È vero. Però delle carambate prima o poi bisognava farle. Allora, ok, spieghiamo chi siamo. Allora, noi siamo, diamo il Santino, siamo in diretta su... Okay, il proprietario invece su, non c'è. Ah, non c'è. Ah, ripassiamo dopo. Sì, 5 minuti
Allora ripassiamo dopo, perché sennò se non c'è il proprietario tu mi insegni che qua. Male che ritroviamo a Stella. Ok. Vicino alla chiesa, oppure stato. Games, vediamo. A dopo. Che dici? Reggiseni, come la vedi? Perché dopo li rubo da pieticista. Anche io ti vedrai bene però con questa qua, questo vestitino molto anni 80. Siamo persi Pamela, la nostra madrina? Secondo me ha visto i vestiti. Inquadriamo bene che cosa ci ha dato qui. Questa lamina, questa card di ritorno. Bellissima, bellissima. Questa poi ce la tagliamo a metà. Ecco. E ce le teniamo una a testa. Quando ci rivedremo le prossime dirette, come l'anello di Shazam, presente? Sì. Shazam non è il supereroe attualmente. No, quello no, lascia stare. E niente, qua abbiamo cose vintage. Insomma, facciamo contenti anche le donne, sì. Perché insomma è giusto non che... Non propriamente nerd, a parte qualche particolare che c'è, ma comunque cose interessanti. Sì, proseguiamo. Okay. Qui c'è il vuoto. Qua c'è il vuoto, perché comunque ci sta, Fieristicamente parlando il vuoto. E ci ritroviamo adesso qui. Questa è interessante. Sì, io poi tra l'altro... Poi è nascosto però. Stiamo facendo una diretta. Perché è timido. Signor Dragon Ball. Allora, no. Però c'è un Flash Gordon edizione tedesca che è anche interessante da inquadrare. Proviamo. 70 euro. Mica però è tedesca. Io non so il tedesco. Ma gli euro in Germania si dice lo stesso. Come facciamo? Però dobbiamo presentarci così come si fa. Non vuole. Va bene. Rispettiamo le scelte. Rispettiamo niente. Tu vuoi essere inquadrata? Sì, dai. Stai qua. Anche perché dovessi alzarti, chi te lo fa fare? Noi vorremmo farti alzare per darti il santino, ma non... Sì, la benedizione passiamo più tardi, però... La ringrazio, allora. Guarda, questo, noi siamo in diretta. Bene. Lui è gli anni 80, io sono Child in the 80s, ma è più facile ricordare gli anni 80. Sì. L'ha fatto la battuta. Guarda, la facciamo fare la concita perché io qui prima sono venuto a prendere delle spillette. Sì. Qua riusciamo a inquadrare la. Eccole qua le spille. Sì, io ho prese più piccole perché. Ho visto quando che. Quando incrasserò ulteriormente mi metterò quelle grandi. Ho visto che ha preso cose da rocker, soprattutto. Sì, vediamo se ne inquadriamo una. Oh, sto prendendo tutte quelle non anni 80, noi dobbiamo inquadrare solo cose anni 80. No, ma. Vabbè. Vabbè, la prima che viene, dai. I Joy. Zack, no. The Who, dai. C'erano anche negli anni 80. C'erano anche negli anni 80. Sì, sono più anni 60-70, ma va benissimo. Intanto è passato... Io direi qua ci sono molti poster, sì. Molto interessanti che fanno proprio al nostro caso. Nel futuro. La tematica sta inquadrando, sì. Benissimo. Blade Runner. Ecco, questo è un film che chi non è inquadrato in questo momento, ieri alla conferenza ha dichiarato essere... Sì, inquadratevi perché lo sdegno, dovete vedere il mio sdegno. È una faccia abbastanza segnata per... Adesso torniamo qui. È stato definito dal nostro amico gliann80.it.com, adesso non mi interessa più perché mi ha fatto tornare in mente, come un film noioso, bello ma noioso, rivisto oggi. Sì. Quindi, ragazzi, io direi procediamo oltre perché... Ma dipende, il director scatto o quell'altro? Vedi, aspetta, hai guardato bene la domanda, perché questa è una domanda da intenditori, signori. E il director la, cut? La ripeta. Il director scatto, il producer scatto. Guarda, quello con la voce fuori campo o quello senza? Ambedue. Sì. Allora, o chiudiamo la diretta o cambiamo discorso. Ok, dai, okay. I Goonies lo guarderei anche adesso. Indiana Jones sì, tranne l'ultimo. E quello che verrà tra poco. Vabbè. Oh, Breakfast Club, questo è eccezionale. Io non sto commentando perché sono assorto in tutto questo. Metti... Jurassic Park, che non è anni 80, non è anni 80, ci piace lo stesso, questo non ti interessa per niente. Beh, War Games, è MacGyver. Ce l'avete le graffette di MacGyver? le graffette. Quelle con cui lui ci costruiva una bomba, lui. E con quello poi ci fa un carro armato. Ma lo fai per scannare qualcuno o per salvare il mondo da un'esplosione atomica? All'occorrenza si fa l'uno e l'altro. Bello. Top Gun. Sì, ragazzi, bello. È fornito direi di tutti i poster di tutti i film basici degli anni 80. L'abbiamo coperto tutto il bello.
Andiamo a vedere, andiamo. Paghiamo le tazze, ok. Le tazze. Adesso aspetta, la mettiamo. So io voglio lasciare su Bedlander perché è giusto. Che... ok. E senza commenti da parte di chi sapete voi. Ok, passiamo qui. Tutto qua sotto. Scusa, chi è quello? Allora. Chi è questo? Quello dovrebbe essere Lucifero, ma. Ah, una cosa okay. Che non... no, infatti. No, questo è anni oggi. È anni oggi. Anni oggi. Però se la vedete penso che perché sapete di venderlo. Sì. Come tira? Come tirano gli anni 80? Si vendono gli anni 80 oggi? Un po'. Dipende, trovi l'estimatore, è una persona che c'ha abbastanza età. Beh, Doctor Who è... ma che siete educata a sufficienza. Doctor Who avrà un range troppo ampio. Ampissimo. Sì, ma noi quello con la sciarpa, noi siamo quello del sì. Dottor Who con la sciarpa. Sì, il quarto. Belli anche questi kit... Ah sì. E se no c'è Twin Peaks davanti. Che non è anni 80, però abbiamo detto già in altri stand. Ah, però guarda, tu lo vendi. Io te lo regalo, vedi te. Ma regalare che ne ho assai. Ne ho assai. No, ma questa c'è dietro. Ma io devo fare pure la pubblicità, anima del commercio. Ma no. Poi lo sprechi, è meglio che lo dai a qualcuno che non ce l'ha. Ah, vedi. Sono messaggi comunque di un'etica giusta, condivisibile. Andiamo avanti. Io ho anche il numero di telefono della ragazza dietro lì. Magari se provi a chiamare ti risponde anche. Che cosa dico? Ma non lo so, niente. Io direi che comunque abbiamo apprezzato anche questo. Questo, guardate, questo teschio ci ricorda un Indiana Jones che in realtà non esiste, quindi procediamo avanti. No, ringrazio. Ma è tipicamente dark. Sì, dark lo so. Che cos'è? Tipicamente... però ci mi sta pagando per fare battute sui film anni 80, capito? Sì, sì, questo sì. Al massimo ti può ricordare questo o l'arca perduta o i cose. No, non ci credo. Ha ragione anche lei. No, questo il film è brutto. Un po' polemica, però. Un po' finora polemica. Abbiamo incontrato stand in cui riuscivo a tenere botta. Qua è casino. Niente, infatti non chiediamo neanche quindi, niente qua perché rischiamo di... Questo vuol dire che o devo migliorare io o che abbiamo delle standiste veramente... Sì, tosta. Strong. Complimenti. Complimenti per la trasmissione. E buon lavoro. Grazie. Ciao. Aspetta che sia... Eccoci qua. Stiamo facendo una diretta Facebook. Possiamo? Disturbiamo? Allora, c'è una cosa che non è molto anni 80, me la inquadrerei. Perché è un qualcosa che secondo me adesso guarda un controllo un po' se aumentano la visualizzazione. No, magari in questo momento mi stanno bannando, sicuramente bloccando il video su Facebook. Vabbè, allora, qui è molto variegato negli anni, però vediamo che di cose anni 80. Beh, cioè, noi siamo due pagine anni 80 che stiamo unendo le forze per fare questa diretta. Io diamo la aspetti che vediamo diamo i santini. Ce l'ho proprio davanti. E anche la nostra missione è salvare la torre dell'orologio. Sì, Gunis. Eccoli, me l'avevi coperto. Scusami. Era più interessante la pornata, ovviamente. Vabbè. Beh, diciamo che le serate vanno alternate, perché non si può fare sempre la stessa cosa. Vabbè, questo poi non possiamo tagliare perché siamo in diretta. Comunque, anche molte belle cose. Vedo che anche qui Stranger Things sta tirando praticamente a bestia. Ovunque. Vabbè, ma è una cosa che ormai dobbiamo accettare. Va bene così. Dobbiamo accettarla. Quasi sono cose... sai che non mi intendo di cartoni animati, quindi devi venire d'aiuto. Non so, ma questo è Sailor Moon e lo sappiamo. È Sailor Moon, ok. Ma è quella queste sopra? Non lo so. Chi sono questi? Quella è... sarebbero... Bungo Freddo. Ne so quanto prima, però... questo è Giorgio, questo lo so, questo è Giorgio. Giorgio? No, Giorgio. Pensavo che era un tuo amico, Giorgio. Vabbè. C'è anche Giorgio, ma non è qui e ti saluta comunque. Va bene. D'accordo, l'abbiamo lasciato il nostro santino? Sì, il santino l'abbiamo lasciato. Buon lavoro, Grazie. E poi dopo controllerò a vedere se la maglietta Pornhub Hub, scusate, è stata venduta, va bene? Ok. Indagini di mercato, mica peraltro. Arrivederci. Qua, angolo delle donne, sempre, borsette. Sì, le borse ci bastano pure sotto gli occhi, va bene. Gioielli, occhiali. Sì, stiamo un po'. Gli anni 80. C'erano i gioielli. C'era. Questo qua vedo cose molto colorate, però. Poi c'è dei biscotti di mulino bianco.
Un po'? No, dai. Sì, ma anche questi sono molto recenti, mai biscotti. Qua vedo una cosa spettacolare. Secondo me hanno anche Giovannone a coscia lunga. Vediamo un qualcosa di... L'ascensore. Questo è... attenzione, che c'è il cingo per l'angolo cultura. L'angolo della cultura. Angolo cultura. E questo è uno dei pochi horror olandesi che ci siano pervenuti qui in Italia. Ah. E quando l'ho visto da piccolo, ha coinciso con un periodo in cui sono dimagrito particolarmente, poi ho ripreso tutto perché non ho più preso l'ascensore per qualche mese. Me lo ricordo anch'io, scale, terribile. Tanto salutiamo, noi stiamo facendo una diretta Facebook, se non disturbiamo, e abbiamo anche un santino da lasciare. Ci presentiamo perché siamo maleducati. Allora, santino numero uno. E stiamo anche facendo una raccolta firme, una, come che si dice, abbiamo detto sempre, una campagna, sensibilizzazione. Sensibilizzazione, c'è da salvare una torre prima che la abbattano. No, ci ha guardato con un disprezzo. No, no. Sì, forse non... Non cogli... Non è una torre a grotta a mare, Non ti dice niente? Cerca su internet e capirai di non ti, non ti dice parlando. Assolutamente niente. E attenzione ai fulmini, mi raccomando. No. Vabbè. Non è una minaccia, sono tutti grande, riferimenti nerd. Grande che... Giove. Grande Giove, veramente. A posto, belle però le... Sono originali le, le locandine. Ma queste sono state staccate dal cinema mentre il proprietario era voltato dall'altra parte. Probabile. Mm-hmm. Ottimo. Cosa costa una locandina? 10. Ah, non sono economico. Particolari costano. Tipo quel gran pezzo di rubaldo, tutta nuda, tutta calda. Quelle più scosciate costano più, giustamente. Beh, direi. Chiaro. L'ascensore, lui vorrebbe l'ascensore. Scusa, io intanto, siccome sono interessato ai libri, volevo vedere anche qualche libro. Poi ci tornerò. Dobbiamo finire questa. Sì, perché la batteria è quella che è, purtroppo. Va benissimo. Ciao. Studia, cerca di capire. Studia. Poi ripassiamo e vediamo se hai. Non ce la fa. Attenzione, già da lontano. Sì. Questo, ragazzi, li conosco già. L'ho già visto. Abbiamo nel frattempo come sottofondo il soundcheck del concerto di stasera. Allora, eccoci, signori, qua. Sto facendo una diretta a Facebook, però ci ha già guardato male, quindi io facciamo un secondo tentativo. Io sono annoiato. Portiamo un po' d'allegria. Allegria, allora. Noi siamo sulle pagine anni 80 e stiamo facendo una diretta e stiamo facendo vedere tutto ciò che c'è di anni 80 in questa kermesse, diciamo. Qua ci sta poco di No, io direi proprio di no. No, non è vero. Invece sta cercando di sviarci, ma no, ci vuoi mandare via. Noi abbiamo visto tante cose anni 80. Vabbè, uno là, lui, Freddy, buon Freddy, più anni 80 di Freddy, chi c'è? Abbiamo un Terminator, Predator. Eccolo là. Abbiamo i Transformers, che però non è produzione loro, ma intanto fanno comunque... Hanno un Alien versione uscita dalla panza, dopo cena, ovviamente. E la maschera di Predator. Ma queste le fai tu? Sì, tutto io. E come vengono realizzate? Ma dipende, adesso ci sta l'ausilio della tecnologia della stampante 3D, però prima non c'era, quindi facevo tutto a mano. Scultura, stampo e riproducevo il pezzo. Adesso la 3D mi aiuta di più perché la chiaro. Anche di notte da sola. Poi certamente i pezzi lo prendono. E non bisogna pagargli lo stipendio. No, quindi. Ma più che altro non è che faccio. Loro la stampante mi fa pezzi in plastica, ma dopo viene fatto lo stampo, riprodotto il resina, insomma, o il lato, diciamo che è. Questa è stata offita qualcosa del genere? No, noi siamo a Ancarano. Ancarano, ok, perché avevo visto. L'ho visto in tantissime fiere. Sì. E ho sempre fatto molte, diciamo, gallerie fotografiche che poi ho pubblicato. Veramente belle. Il mio punto fisso lavoro sul Berserk, ma qua ho portato poco, se no. Vabbè, bisognava essere a tema, giustamente. Esatto. Belli però. Veramente. E poi ci sono tante cose di Star Wars che comunque si collegano sempre. Mi ricordo c'era, non so se l'avete portato oggi. Eccolo qui, come no? Nel metro di Actarus. Ah, questo, è vero! Verde, bellissimo!
Che spettacolo, signora, che strane, eh? Però vuoi mettere uscire questa sera con questo casco? Fa una porca figura, eh? Sicuramente la notano, però un bel vestitino giallo e spacca. No! Ci hanno risposto bene. E infatti. Stiamo vedendo che comunque tu invece di generazione sta un po'. No, ma invece secondo me è stato noi pensiamo sì di essere brillanti, ma ci stanno tenendo botta tutti, ragazzi. Si sta infatti. Finché non ci menano. Esatto. Non volevo dire quello. No, veramente bello. Tu quale compreresti? Actarus. Sì, cioè, scusate la banalità, ma sì. Ah, ma quello invece è quello di God of War. Sì. Kratos e Kratos. Ma bellissimo, fatto benissimo. Io sono appassionato di videogiochi, quindi. Poi vabbè, faccio anche portachiavi a mano, queste, oh, queste non si trovano. Belle. Cioè tu vuoi mettere questa qua è roba cinese. E questa qua è roba. E contrapponiamo, fatta giustamente, contrapponiamo. È un'altra cosa, che poi questa, scusa, ma questa la collana di Giga è quella che trasforma veramente. Esatto, quella l'ho fatta a dimensione reale. Cioè, è come impostato gli accattonati, diciamo. Vedete, io dico la cavolata e c'è sempre invece la, la spiegazione seria e pertinente. Sì, sì. Sì, anche se le persone non lo comprano perché dice, ma è troppo grosso, però. Era così, ragazzi. Ma era così. Volete trasformarvi così in Jig? Che cavolo volete, le dimensioni vostre? Esatto. E poi comunque i prezzi sono onesti, bisogna dirlo. Mi devo mantenere. Poi magari una maschera non sarà così economica. Anche se Mi sbatto tantissimo per farlo, però purtroppo devo stare a livello del. È chiaro, del mercato. Del mercato, sì. Va bene, una bacchetta di Harry Potter no, Assolutamente no. Okay. Guarda, io l'unica esperienza che ho avuto con Harry Potter è accompagnare una ragazza a vedere un film, non si è combinato niente, l'ho capito, Harry Potter. E sei sparito. Harry Potter non fa per me. Va bene, ciao. Noi vi ringraziamo, buon lavoro. Ciao. Ciao! Stiamo facendo una diretta per pagine Facebook sugli anni 80. Io loro li conosco perché andai insieme a Zap ad offrire l'opportunità di venire qui. E tra l'altro loro hanno anche alcuni pezzi esposti alla mostra. Ah, ecco, bellissimi. Ho fatto il video prima. Esatto. Bello. Veramente bello. Siamo riusciti a farli venire qui, io direi che senza nulla togliere, ma è uno dei miei stand preferiti perché sì. Cioè, inquadriamo, ragazzi. Wow, veramente gran class. Perché qua c'è la tecnica e poi vabbè, deve piacere il soggetto, noi chiaramente siamo un po' di parte. Diciamo, chi fosse interessato deve cercare su internet, ecco. Chi deve cercare? Bottega d'arte Monica Isotti. Fate anche altri soggetti, perché magari. Belli. Complimenti. Hai piazzato qualche pezzo ieri? Più interessamento. Poi vabbè, si costruisce piano piano. Sì, si costruisce piano piano. Belli. È inquadrato anche qua sotto? Sì, Io direi. Assolutamente. Ok, signori, grazie, buon lavoro e complimenti ancora. Braccialetti. Siamo sul generico. Oh, vedo tanti pixel che si stanno. Ah, no, questo. Però lui non vuole essere. Inquadriamo qualcosa anche qui, vedo cose interessanti. Questi sono magneti, giusto? Sì. Stavo facendo delle dirette Facebook. E qui vedo. C'è molto materiale anni 80, ragazzi, vedo. Io inquadrerei questo perché fino adesso non è mai comparso. Automan, sì, esatto. Veramente particolare. Sì. Altre cose già viste, però. Quello non so di che è l'opera, ma c'è anche Giorgi, che prima c'era Giorgio che tu avevi capito Giorgio, invece no. Ah, ok. Potevano capire anche Giorgio, invece eccola qui Giorgi, che non sta correndo felice sui prati, ma però già. È un bel Pac-Man. Sì, bello, carino, anche il portachiavi Pac. E chi volesse cercare le vostre opere su internet, chi deve cercare? Come? Pink Dorayaki, qua c'è anche Gem, Gem. E le hologram? Ci sono i Misfits che sono stati. Ok. Grazie, ciao. Lui non vuole essere ripreso, me l'ha detto prima, Quindi. Allora vuoi essere. Non vuole essere ripreso e mi saluta!
allora, deve essere ripreso nel suo stand. Ah, facciamo completare la transazione. Come si fa? Noi possiamo inquadrare intanto. Sì. I miei preferiti sono là, i videogiochi. Beh, è la dimensione pixel la loro? Sì. Comunque eccezionale. Questo è veramente, veramente originale, no? Street Fighter. Non so come si chiami questa tecnica, io ignorantissimo. Adesso ce la facciamo spiegare dal creatore. L'uomo tigre, mamma mia, vedi qua, bello, ti giri, vedi qualcosa, non me però. Sono io l'attacco bamba papà. Però la cornice quanto la fai, scusa? Il portafoto? Uguale, 8. Questo viene 8, questo 6, scusa. Ma poi gli appartamenti. Sì, qua sono squadre, non sono tutte interessanti le squadre. Mi piace, ma. Ce n'è una sola interessante. C'è Mario. Ah beh, un jig. Bubble. Raggiungiamo. Ma mi sono sempre chiesto, ma un jig, quanti mega sono? No, Fabrizio, no. 16 euro con tutti i barboni. Vabbè, comunque, ben presenti, vengono fatte con delle perline e poi vengono stirate a caldo. È un lavoro, secondo me, molto Di... il nome di questa tecnica è così? Come si chiama la tecnica? Perline da stirare. Cioè, proprio così. Perline da stirare. Vedi? Uno va, mi stira un po' di perline e mi danno queste cose qui. Ma è bello che lui le butta a caso ed escono queste cose, quindi è incredibile. Cioè, butta così, ferro da stiro. Stiro e esce Bart Simpson. Eccezionale, eccezionale. Molto, molto bello. Bello. Sta però facendo la transazione, quindi proseguiamo verso l'ultimo, ma non l'ultimo direi, perché qua vediamo quintali di vinili. Allora, adesso facciamo molto share, sto salutando Pamela perché penso che la ripeterò direttamente l'anno prossimo, non lo so. Magari un salto stasera lo facciamo, vediamo. Ragazzi, scoop! Questo è uno scoop. Ok, attenzione, questo è il saluto. Dipende cosa decide il mio unicorno. E ci vediamo stasera. Vediamo. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Vinili. Allora, i vinili, ragazzi, io vi dico, vi svelo un segreto, non ho il giradischi. No. Non ho il giradischi. No. Però, il fascino dei vinili... assolutamente. Anche se anche non farli girare e suonare, guardate, sono sempre belli. Sì. Tanti, però vediamo, parliamo qualcosa. Beh, quelli che sono fuori sono... No, a parte i Massive Attack, che non c'entrano niente con gli anni 80, però vedo Pink Floyd... Vediamo se pesco qualcosa. Beh, Kraftwerk. Vediamo. Okay. Assolutamente no. Shot of Bob Dylan, no. Abbiamo spettatori nel frattempo? No. No, assolutamente no.